Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi ho voluto fare questo video molto importante che porterà a riflettere molto quello che vi sto per raccontare e dire. È semplicemente un mio pensiero. Poi a indagare, trovare il colpevole o quant'altro, c'è chi di competenza, tipo gli inquirenti e la procura, che saranno loro a farlo. Ora vi racconterò cosa mi porta a pensare che esista veramente quella famosa persona venuta dall'esterno per poi magari uccidere Pierina. Non si tratta sicuramente di uno psicopatico o di un maniaco. Potrebbe, per quanto sta emergendo, un amico di Luis. Ora, care amiche e cari amici, andiamo ad analizzare minuto per minuto quella sera della morte, purtroppo, della povera Pierina. 3 ottobre. Siamo in via del Ciclamino. Sono le ore 18:39 quando la telecamera della farmacia inquadra Luis tornare a casa da una giornata molto impegnativa con la stessa Valeria. Cosa succede? Quella giornata lì l'avevano dedicata ad andare, come riferì in un'intervista la stessa moglie, dalla polizia locale a ritirare la moto accidentata. In questa ripresa viene inquadrato appunto il senegalese con una t-shirt bianca a maniche corte, pantaloni grigi. Si può vedere da questa ripresa lo stesso senegalese con una borsa a mano e una in spalla che si appresta a scendere dalla rampa che porta al suo box, molto probabilmente perché dovrà lasciare, posso dire la mia, magari lo stesso mangiare dei gatti che più tardi vedremo andrà a prendere. Mentre lui scende dalla stessa rampa, Valeria va a parcheggiare la macchina nel parcheggio esterno all'aperto. Mi chiedo io, ma è possibile o è un'ennesima casualità che quella sera nessuno parcheggia la propria auto nel proprio box? La stessa Manuela quella sera non la parcheggiò giù, dicendo che la lasciava di sopra in quanto sua figlia temeva il terremoto e in un'eventuale fuga era più comodo se la macchina fosse all'esterno. Ora passiamo alle 18:50. In quel momento vi porto in via del Ciclamino al terzo piano. Sui rispettivi balconi, Luis di casa sua e Loris sul balcone della casa della sorella Manuela, cosa succede? Comincia un dialogo. Parlavano infatti del discorso di come era accaduto l'incidente e cercava Loris di aiutare Luis nel cercare di trovare dei pezzi di ricambio a meno costo. Però cosa succede? Dopo due prime chiacchiere, Loris invita Loris a casa, quindi il senegalese si va a posizionare fisicamente nell'appartamento a fianco il suo a casa di Manuela. Come dichiarerà lo stesso Loris, lui dice: lui si è andato via alle 19:10, esattamente 16 minuti dopo Luis verrà inquadrato sotto la telecamera della farmacia. Immagini uscite da pochissimo che noi abbiamo potuto vedere, ma dall'inizio in mano agli inquirenti. Cosa vuol dire? Voi vi ricordate quando in tante interviste e addirittura
davanti al dottor Paci, Luis ha sempre dichiarato che lui, una volta uscito da casa dei suoi vicini di casa, dei suoi vicini, scusate la ripetizione, lui si sposta dal suo appartamento solamente alle 19:30, ma roba di poco, 5 minuti, il tempo di scendere nel suo box, prendere il mangiare dei gatti e tornare subito su. Torniamo ancora a quella ripresa che colloca Luis alle 19:26 in zona farmacia, luogo dove lui non doveva assolutamente essere. Cosa si vede? Vediamo un Luis che cammina con in mano il suo cellulare. Risulta da indiscrezioni che stesse mandando un audio. A chi? Quali erano i contenuti? Se noi, faccio un esempio, mandiamo un audio con WhatsApp, anche dovessimo cancellarlo, viene archiviato, per farmi capire meglio, nel provider di WhatsApp, cioè nell'applicazione. Questo messaggio audio, secondo me, è importantissimo, soprattutto il contenuto e a chi era stato inviato. È fondamentale. Ora che sappiamo che alle 19:26 Luis è lì in zona farmacia, cosa vuol dire? Che prende valore tutte le testimonianze fatte dagli inquilini che vedevano un primo signore, Luis, camminare avanti e indietro agitato come se aspettasse qualcuno. Una donna in un'altra intervista rilasciata a Mattino 5 dichiara che vede Luis, un suo amico di colore e Manuela. Facciamo un passo avanti. Andiamo all'incirca alle 20:30, quando ci hanno raccontato che iniziò l'adunanza dei testimoni di Geova mandata in streaming. Poi, dove l'abbiano vista Manuela, la figlia Loris, se su un cellulare o direttamente tramite un PC dalla televisione, questo non si è mai capito. Da quanto emerge dagli atti, gli inquirenti hanno scoperto che durante la fascia oraria di questa adunanza dei testimoni di Geova mandata in streaming, Manuela chatta quasi tutto il tempo con Luis, che è nell'appartamento a fianco. Ci sono parecchi messaggi in uscita e in entrata tra i due. Ma vi faccio una domanda, care amiche e cari amici: è così che si segue un'adunanza? È come se noi cristiani andiamo in chiesa e durante la messa inviamo o riceviamo messaggi. A me questa cosa incuriosisce molto. Sempre dagli atti risulta che alle 21:38 Luis, già da qualche minuto non più in comunicazione con Manuela, visto che riceveva messaggi e non le rispondeva più, risulterebbe, secondo chi indaga, visto che è stato intercettato un audio, o meglio più audio, dalle 21:38 alle 21:40 tra Luis e una persona, ma nella registrazione audio prelevata da sempre gli inquirenti, cosa emerge? Che Luis parla un po' nella sua lingua e un po' in italiano. Quindi cosa mi porta a pensare? Che il destinatario di questi audio sia un connazionale dello stesso Luis, quindi una persona di colore. Torniamo sempre a quel punto: questa famosa persona vista più volte nel condominio, vista la stessa sera alle 19:30, può essere la stessa persona? Poteva avere un legame in questo brutto crimine avvenuto nei confronti di Pierina Paganelli?
nel recuperare questi audio mandati dal senegalese risulta che si sentiva un sottofondo come di auto, rumori esterni, quindi posizionerebbero lo stesso fuori sul suo balcone per far capire che Valeria stava dormendo e nemmeno si accorgeva quello che il marito stesse facendo. Quello che vi ho appena raccontato è semplicemente frutto di miei ragionamenti. Io non sono un incurente, non mi permetterei mai di puntare il dito su qualcuno. Io ragiono e vorrei tanto lo faceste anche voi, scrivendomi nei commenti, ditemi la vostra. Credo che questo video meriti una condivisione, quindi giratelo ai vostri amici, sui social, dove volete. Ora, cari amiche e cari amici, vi saluto, vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, così potrete attivare la campanella di notifica del caricamento del video. Vi mando un grossissimo abbraccio, grazie sempre di seguirmi numerosi e vi auguro una buona serata.